Buongiorno professoressa Isabella Pia Palmieri, chirurgo plastico di Messina, nonché professore a contratto di diverse università e tantissime altre interessanti e importanti cariche. Ieri lei qui al Congresso internazionale di medicina ad indirizzo estetico Agora Amiens ha tenuto una relazione che ha suscitato un grande interesse, il cui titolo è Polinucleotidi e PRP nella rivitalizzazione del corpo. Vuole onorarci e illuminarci di che si tratta, di che cosa ha parlato, che cosa è questo argomento per i non addetti? In particolare, l'allungamento della vita ci porta oggi a confrontarci con delle richieste da parte dei pazienti che vogliono un miglioramento anche dello stato di quello che è il tessuto cutaneo che copre il nostro corpo nella sua totalità. Quindi il tessuto cutaneo che con gli anni tende ad essere rilassato, a perdere di tono, a perdere di lucentezza, deve essere da noi medici di medicina estetica e chirurghi plastici trattato per essere rivitalizzato. Noi abbiamo diverse tecniche di rivitalizzazione e di biostimolazione, alcune ancora con poca sperimentazione clinica, altre invece che hanno già dimostrato con svariati studi, anche più che ventennali come i polinucleotidi, di avere una loro scientificità, una loro capacità di modulazione di quella che è l'azione dei fibroblasti, che sono le cellule che producono il collagene, l'elastina, cioè le sostanze che rendono la nostra cute elastica, idratata, giovane, diciamo. Abbiamo anche la possibilità di utilizzare delle sostanze autologhe, quale la pappa di piastrine, che hanno la stessa funzione dei polinucleotidi, ma apportano già delle sostanze presenti nel nostro organismo, quindi con poche possibilità di reazioni allergiche, quali possono sempre accadere nell'organismo umano. Bisogna però dire che la pappa di piastrine è una tecnica che ha bisogno di determinate regole anche dovute al legiferatore, perché le normative che definiscono questa, diciamo, tecnica invasiva sono tali che possono limitare l'utilizzo nei nostri studi professionali privati, mentre la consentono nei centri ospedalieri. Allora, cosa fa il medico estetico o il chirurgo plastico a cui viene richiesto un trattamento di ringiovanimento? Deve rivolgersi a delle sostanze, dispositivi medici, quindi certificati dal Ministero della Sanità, come sostanze che possono interagire con l'organismo umano senza dare nessun effetto collaterale, che sono già preformate. I polinucleotidi sono sostanze presenti nel nostro organismo, ma che se vengono apportati dall'esterno favoriscono un miglioramento del turnover, quindi della suddivisione cellulare con produzione di sostanze endogene che migliorano lo stato del tessuto dove vengono immessi. Sono delle piccole frazioni di DNA e di RNA. Queste sostanze hanno dimostrato di avere un'azione protettiva sulla cute anche quando questa viene esposta ai raggi UV, quindi un'azione di prevenzione per quelle che sono le patologie cutanee come la cheratosi attinica, che poi può portare a dei tumori quali i basaliomi, quali gli spinaliomi. Sono delle sostanze, i polinucleotidi, che agiscono anche stimolando il fibroblasta, questa cellula che diciamo è la fucina di proteine, di acido ialuronico e che agisce come ringiovanente, diciamo, del tessuto della cute. E i fibroblasti sotto stimolo di polinucleotidi che noi apportiamo producono una maggiore quantità di collagene di tipo 1, che è il collagene migliore per la nostra pelle, una maggiore produzione di acido ialuronico, che è una sostanza che attira l'acqua, quindi la cute con l'azione dell'acido ialuronico diventa più imbibita. Noi vediamo che la cute del bambino è una cute paffuta, pastosa, piena d'acqua. Più anni passano, più la nostra quantità di acqua nel tessuto cutaneo diminuisce. Quindi l'azione dei polinucleotidi di stimolo su fibroblasta, di produzione di sostanze quali l'acido ialuronico, il collagene, porta a quello che è un miglioramento, un ringiovanimento,
una stimolazione dermica di quella che è la matrice per avere la cute migliore, più giovane, più idratata. È una dissertazione di estremo interesse. Le voglio chiedere, qual è il protocollo? Quante volte, che è rivolto appunto ai non medici anche questo nostro certo. messaggio, è dunque un trattamento che dà esito nel tempo, diciamo più o meno definitivo e non transitorio, si potenzia con ulteriori somministrazioni, trattamenti. Ecco, lascio a lei la parola. Ricordiamoci sempre che l'organismo umano non è un sistema statico, ma è un sistema in movimento, quindi quello che noi facciamo oggi può avere un miglioramento, però per un tempo abbastanza definito. Negli anni bisogna ripetere questi protocolli che noi proponiamo. I trattamenti cuprolinucleotidi hanno degli standard ormai dopo 30 anni che li utilizziamo, con delle sedute settimanali, un massimo di 4, quindi in un mese si fanno 4 sedute, che poi sono ripetute a distanza di 2-3 mesi, intervallate però da una seduta cosiddetta di richiamo. Dipende comunque da quello che è il distretto cutaneo che noi andiamo a trattare. Quali sono le sedi, infatti? Allora, il viso è la sede che noi più trattiamo, con la quale abbiamo più esperienza, perché è quella che più i nostri pazienti chiedono come trattamento. I polinucleotidi, purtroppo non ho qui delle immagini, ma con l'Antera, che è una macchina fotografica che fa fotografie in tridimensionale, noi possiamo dimostrare la diminuzione della profondità, della grandezza per esempio delle rughe che attraverso l'utilizzo dei polinucleotidi diminuiscono di un buon 70% dopo appena 4 sedute. Quindi abbiamo un miglioramento di quella che è la texture cutanea, un miglioramento di quella che è la profondità della ruga, una migliore idratazione e anche un miglior colorito, perché i polinucleotidi agiscono su un fattore di crescita vascolare che permette un miglioramento proprio dell'irrorazione cutanea. Sul corpo le cose sono un po' diverse, perché la quantità dei polinucleotidi che noi iniettiamo nel viso è 1 ml, quando invece trattiamo per esempio décolleté, mani, braccia, che sono molto richieste perché le braccia hanno una perdita di tono spesso all'interno, come così ce l'hanno all'interno delle cosce, dobbiamo utilizzare una quantità di prodotto maggiore, quindi fiale ormai che arrivano anche a 10 ml, perché noi utilizziamo delle siringhe questa volta non preformate ma che carichiamo noi, come le semplici fiale intramuscolo che utilizziamo, ma carichiamo fino a 15 ml di prodotto e lo iniettiamo con degli aghi piccolissimi, sottilissimi, corti 4 mm, che ci quindi nello strato dermico? Nello strato dermico, ci permettono proprio di rilasciare il prodotto nello strato dermico, che è lo strato dove noi dobbiamo andare a lavorare, lasciando queste sostanze che attivano un meccanismo di, come dire, riabilitazione di un tessuto che comincia ad essere invecchiato. Un altro distretto che trova molto giovamento dall'utilizzo di queste sostanze è l'addome, per esempio, dopo gravidanza oppure dopo dimagrimento. L'utilizzo dei polinucleotidi abbinato anche ad altri trattamenti come la radiofrequenza ci permette di avere un miglioramento del tono del tessuto, un miglioramento di quella che è proprio l'elasticità della parte, con un ricompattamento del tessuto che a volte permette anche di allontanare nel tempo un'eventuale plastica addominale. E su quelle che vengono definite volgarmente le smagliature? Sulle smagliature noi abbiamo più che ottimi risultati utilizzando i polinucleotidi. Certamente sapete che le smagliature sono delle cicatrici del connettivo, quindi è qualcosa che ha creato un'infiammazione e dopo l'infiammazione una rottura delle fibre elastiche del tessuto che porta ad una reazione memoria cicatriziale che è la smagliatura bianca. Utilizzando i polinucleotidi, quando la smagliatura, specialmente in età adolescenziale o per la gravidanza o per grossi dimagrimenti, è ancora in fase infiammatoria, quindi rossa, i risultati sono veramente eclatanti, cioè si ha la scomparsa della smagliatura. Se noi dobbiamo trattare invece smagliature che sono già cicatriziali, quindi bianche, ci troviamo di fronte a una situazione
più importante come tempo di risoluzione, perché dobbiamo portare la smagliatura a uno stato di riattivazione, quindi rossa. Questo lo facciamo attraverso l'utilizzo, per esempio, di un peeling, di un needling, che è un aggeggino pieno di aghi che ci permette di stimolare il tessuto. Oppure utilizziamo il laser e subito dopo, nel letto della smagliatura, dobbiamo iniettare delle sostanze quali polinucleotidi che stimolano questo fibroblasto a produrre collagene ed elastina, quindi ad attivare un processo cicatriziale corretto di quello che è il tessuto alterato. Quindi è un processo piuttosto complesso quello della striatura bianca. Nella striatura bianca il processo purtroppo è complesso e lungo, ma i risultati sono abbastanza soddisfacenti. Che percentuale? Un 40% di miglioramento contro il 70%, contro il 70 sulle smagliature però rosse. Però c'è un miglioramento. C'è una diminuzione di quello che è il letto della smagliatura, quindi la larghezza della smagliatura e la lunghezza della smagliatura vengono ad essere ridotte. Certamente sono trattamenti che devono essere ripetuti tante volte. Se un protocollo per il viso interessa 8 sedute in tutto, per esempio da ripetere 2 volte l'anno, un trattamento sulla smagliatura possiamo arrivare a 10-15 sedute con una cadenza però di 15 giorni tra un trattamento e l'altro. Però i risultati, a mia esperienza trentennale purtroppo, sono veramente buoni. Professoressa, io la ringrazio a nome anche dei nostri utenti, perché la sua relazione, l'esposizione dei temi che lei ha così magistralmente trattato ora e in particolar modo ieri davanti a una platea di esperti è stata veramente estremamente esaustiva e importante per noi. Grazie. Grazie a lei.